gravemente, ma riguarda anche tutti, cioè avere per un genitore la sicurezza di mandare il proprio figlio in a scuola in modo protetto. Faccio un esempio classico sugli asili nido. Se l'asilo nido è il mio bambino di 10 mesi, che ancora non ha fatto la vaccinazione per il morbillo, la parotite, la varicella e la rosolia, si trova insieme a un bambino di 2 anni, come è normale, che non è stato vaccinato e che porta una di queste malattie, il mio bambino di 10 mesi può contrarre questa malattia con gravi complicanze. A sua volta la comunità intorno a lui, adulta, che non è stata vaccinata negli anni, prende queste malattie e finisce in ospedale. Come ci hanno dimostrato i dati, delle più di 7.000 persone notificate in questi due anni di epidemia, il 40% sono finiti in ospedale con gravissime complicanze, di cui una parte erano bambini piccoli e la grande parte erano adolescenti, o post-adolescenti, cioè giovani uomini e giovani donne. Questa è la realtà. Allora, questa proroga, abbiamo cercato di dirlo in modo costruttivo, noi abbiamo fatto un dibattito notturno, abbiamo finito alle 2 di stanotte. In ogni intervento abbiamo offerto anche alla maggioranza degli strumenti per tornare indietro, scusatemi, senza rimetterci la faccia, no? Per cercare di aiutarli in questo processo di autocertificazione. Ci è stato detto no. Questo no non è un no della politica, è un no di andare a sbattere contro il muro, creando una situazione di incertezze, di confusione che ci saranno nel mondo scolastico, che si riverseranno solo sulle famiglie, su queste mamme, che nessuno potrà dirgli con certezza che il loro figlio è sicuro a scuola, perché ci vorrebbe un NAS per ogni bambino. La vedo un po' difficile quando abbiamo un sistema di certificati che funziona e che hanno funzionato e che possono funzionare. Non daranno certezza agli altri genitori, che dovranno assumersi la responsabilità e sperare con fatalità che tutti quelli che hanno presentato le autocertificazioni nella scuola dei propri figli l'hanno fatto in buona fede. E per il futuro? Il futuro, cioè per non trovarci nuovamente in questa situazione, per fare in modo che la cultura vaccinale sia un patrimonio della nostra società, oggi, fra 10 e 15 anni, e non ripetere gli errori del passato. Da dove partiamo? Che cosa pensiamo di fare? Ecco, io, scevra da qualsiasi scranno politico, non mi importa, queste sono battaglie di civiltà, sono battaglie per il nostro paese, per il futuro dei nostri nipotini, neanche dei nostri figli, e dovremmo veramente superare questa follia di dibattito che non ha nessuna base scientifica e non ha precedenti in nessuna parte del primo mondo. Ecco, lei chiede alla Grillo di ritirare quella circolare sull'autocertificazione. Le chiedo assolutamente di ritirare la circolare sull'autocertificazione, assolutamente, ma le do anche una mano, cioè se lei ha problemi, perché in questi mesi in cui è vissuta questa incertezza si sono create delle incertezze dal punto di vista amministrativo e burocratico, ma allora contingentiamola per una settimana, 2 settimane, giusto il tempo che ti permette di recuperare la documentazione laddove ci possono essere dei buchi, che sono pochissimi, ma non lasciamo l'alibi a chi aveva detto che comunque si sarebbe entrati a scuola. E no, tu devi entrare a scuola se rispetti la legge e se sei in sicurezza. E quindi cerchiamo di costruire un sistema per le prossime generazioni, anche aspettando la nuova riforma che verrà dalla maggioranza, che io osserverò senza pregiudizio. Sì, assolutamente. Dobbiamo proseguire in una battaglia che è una battaglia innanzitutto culturale, come ci hanno detto le mamme qui presenti, che sono anni che combattono con la paura. Che tempi avrebbero le scuole per eventualmente, di fronte all'annullamento della circolare, per diciamo entrare a regime della legge che lei aveva fatto? Posso dire una cosa? Sì. Le scuole lo hanno già fatto il loro lavoro, perché le iscrizioni mica sono state fatte adesso, le iscrizioni sono state fatte a gennaio. Tutti i bambini iscritti a questo anno scolastico, i loro genitori lo sanno da gennaio che devono fare le vaccinazioni, portare il certificato, abbiamo una data del 10 luglio. Quanti saranno quelli che non hanno fatto il certificato? Le scuole sono già organizzate, hanno fatto le classi quest'estate. I miei figli, che ora vanno alla materna per la prima volta a settembre, mi hanno chiamato a luglio le loro insegnanti per dirmi che avevano formato la classe. Il problema sarà per i nuovi iscritti, che saranno a gennaio, e quindi questa circolare che porta la proroga fino al 10 di marzo creerà una grande confusione, un'assenza di legge in realtà e di copertura per gli iscritti del prossimo anno. È questo il sospetto. Perché mi vuoi fare avere un'altra proroga? Questo clima che è alimentato
pubblicato tra l'altro dai Novax sui social, abbiamo visto tutti i modelli di come aggirare la legge, è veramente preoccupante, è inaccettabile. Lo Stato deve dire una parola sola, che deve essere: io vaccino. Devi portare le vaccinazioni sono fatte nell'interesse della collettività, sono la prima arma di sanità pubblica e dobbiamo farle tutti. Grazie.